Benvenuti sul canale di Access 00, benvenuti in Metroid Zero Mission. Che cos'è Metroid Zero Mission? In pratica è il primo Metroid, però in chiave moderna. Quindi sono soddisfazioni, perché giusto così finalmente potremo giocare tipo al primo Metroid con la mappa. Ah, chi ha giocato il primo Metroid per NES sa di che cosa sto parlando, sa del disastro, del degenero che c'era da fare per ricordarsi anche solo dove diamine eravamo, visto che il gioco non aveva una mappa. Tutto ciò è molto semplice, la trama è relativa. Praticamente noi siamo atterrati sul pianeta Zebes e dobbiamo distruggere quello che c'è sotto, compreso tutte le forme di vita che ci sono dentro alle caverne, compreso Mother Brain. Quindi non è che ci sia tanto altro, se volete traducete pure con calma. Ah, buona vecchia Samus, quanto è bello rivederti. Tra l'altro, annuncione di recente, wow. Ci si può cucciare, nel gioco originale non si poteva. Figata questa. Dicevo, annuncione, hanno annunciato nel recente Direct Nintendo Metroid Prime 4, quindi tanta roba. La mappa per ora è diversa, cioè è uguale ma è diversa. Ora, tra poco vi faccio un altro po' di prove e poi vi spiego perché sto dicendo questo. Intanto ci siamo presi la pallottola. Perfetto, doppio giù per diventare pallottole. Benissimo. Ci sono segreti? Ma ancora è un po' presto. Sì, è un po'. Addirittura lo sparo in diagonale. Ok. Sì, no, è tutto. È tutta un'altra cosa. Sì, vabbè. Ok. La mappa è tipo un quarto di quello che era. No, anche le stanze sono diverse. Ok, va bene. Addirittura si può fare questo di già. Bene, quindi sappiate una cosa, se giocate a Metroid Zero Mission su Game Boy Advance, sappiate che la situazione è diversa rispetto all'originale ed è molto più giocabile, decisamente molto più giocabile, quindi potete andare con più tranquillanza. Infatti questa cosa era allucinante, qui mi ricordo che non c'era questo, per esempio. Sono piuttosto sicuro che qui non ci fosse sta cosa. La mappa, ragazzi, la mappa che ti dice anche dove andare. Incredibile. Qui al posto di questo affare con la mappa c'era uno di quei nemici che partivano dall'alto, tipo mosche o volatili comunque. Non mi ricordo come si chiamavano. Energy tank, research complete. Ok, grazie. Quindi abbiamo l'energia, la nostra energia completa. Bene. Andiamo a salvare. Perché sono soddisfazioni così? La S sulla mappa non è save, è salvezza. Ok, va bene? Significa salvezza la S sulla mappa. Mi raccomando, ricordatevi questo in Metroid. Ok. Qui c'è niente. Non credo di poter già vedere qualche segreto adesso. Non abbiamo praticamente nulla, abbiamo preso solo la pallottola. Ci giocheremo questo Metroid perché avevo sempre voluto giocare il primo, ma la versione NES è veramente allucinante. Io vi invito a provarla se avete il Nintendo Switch Online, visto che quella non necessita del pacchetto aggiuntivo. Sì, anche la risalita è molto più easy. Molto più easy anche la risalita, mamma mia. Fatto il pelo, a quella. Là mi sa che ci si può andare, lì a sinistra. Vedo una crepa e forse con quando avremo la bombetta, la pallottola con bomba, forse ci potremmo andare. Ok, anche qui più avanti evidentemente. Io per ora cerco di andare dove mi ha detto la mappa, cioè leggermente più su. Ok, era qui, vero? Che bello fare questo per vedere la mappa, voi non avete idea, ragazzi. Mamma mia, se avete giocato al NES sapete di che cosa sto parlando. Non c'è modo di stare fermo e mirare. Ok. Speravo che l'avessero messa come funzionalità. Evidentemente sto chiedendo un po' troppo. Ok, perfetto. Le mappe sono molto più accorciate, dell'originale, estremamente più accorciate. Long beam, grandi così. Bene, è anche cambiata un po', mi sembra, la situazione. Comunque bene, almeno scopriremo un po' come giocare, non dico al nuovo gioco, perché alla fine è sempre il primo Metroid, però in maniera più... non lo so, in maniera migliore, ecco, in maniera migliore. Quindi ora possiamo sparare alla distanza. Oh, eccolo qui, il fuoco diagonale. Oh, l'ho chiamato, L'ho chiamato, ragazzi. Ma mi ci posso appallottolare qui dentro?
Ah, ok, mi ha ridato tutta l'energia. C'è niente. Perché diventa rossa Samus quando spara? Posso caricare il colpo? No. La bomba ancora non me l'ha data, no? Ok. Alla grande, ragazzi. Alla grande adesso. Mamma mia. Perfetto. Quindi ora posso passare di qui, magari. Domanda. Mi ha spostato qualcosa? No. Bene. Ottimo. Quindi non so già più dove andare. Ma questi sono dettagli, dettagli. Lo scopriremo. Un po' me lo ricordo il primo Metroid, quindi... Sì, la mappa è diversa, però vabbè. Tanto scopriamo dove andiamo a finire qui, che mi sembra già tanto. Sono abbastanza curioso. Ok, prima lava. E non primo bagno nella lava, il che è positivissimo. Grandi. Questa cosa fa paura. Allora, torniamo indietro. Qui non si va. Esploriamo, no? Un pochino. Penso che non durerà molto la serie, comunque, perché il primo Metroid alla fine non è che fosse così grande. Quindi, eccoli qui, questi maledetti marrani. Ok. Li ricordavo da un'altra parte questi. Però, va bene. Ciao. Cosa vuoi tu dalla mia vita? Anzi, dalla vita di Samus? Mi dici dove andare? Direi molto, molto lontano, a occhio. Almeno sembra. Perfetto, la ricarica. Mappa un attimo per vedere che abbiamo... Abbiamo esplorato un botto di roba, per la verità, di già. Credo di dover scendere e passare dal corridoio che c'è nel... in questa discesa qui accanto a me, alla destra di Samus. C'è una specie di spazio sulla destra, credo che quella sia una porta. E io debba passarci oltre per andare dove dice il segnalino. C'è un modo per fare un pelo più veloce? Non sembra, onestamente. Quindi forse dovrò un attimo ingegnarmi. Aia, senza perdere troppa vita. No, Ale, calmo. Senza perdere troppa vita. Ora possiamo passare oltre, perché come potete vedere possiamo distruggere quei mattoncini che prima erano impossibili da distruggere. Voluto vedere se c'era qualche segretuccio sopra o sotto, che non si sa mai. Le rosse, se non erro, erano i missili. Quindi io non ho missili. Perciò c'è da scegliere, su o giù. Andiamo su. Parte andremo a finire. Male, ma andremo a finire, sono sicuro. Ok, forse peggio del previsto la situazione. Stiamo salendo un po' troppo, mi sembra. Però qui c'è una strada. Ma ha potenziato anche il danno che facciamo, perché quelli per ora ci volevano due colpi per togliere di mezzo quelli volanti. Adesso invece possiamo fare tutto di fila. Cosa? Qui ho bisogno delle bombette, perché altrimenti non passiamo oltre. Ok, perfetto. Quindi questa strada è per ora bloccata. Benissimo. Noi andiamo pure oltre. Figata giocare così il primo Metroid, mi piace un botto. È estremamente più fruibile. Se avete giocato il vecchio, vi assicuro che è il caso di provare a giocare questo, perché è estremamente più fruibile. Vedo che di sopra in pratica non possiamo procedere, in quanto ci vorrebbe un potere che ancora non abbiamo. Se avete giocato Metroid sapete che cos'è, altrimenti non ve lo spoilerò. Aia! Ale! Vediamo un po' se mi danno un po' di energia questi nemici, perché mi inizio a vedere male. Non è mai una bella cosa. Salvataggio. Chi sono io per non salvare? Chi sono io per non salvare? Vedo che anche sulla mappa addirittura mi rimangono il colore, mi rimane il colore delle porte. Guardate. Qui dove siamo noi, sopra, c'è rosso perché la porta era rossa. Cavolo. Questo è un aiuto enorme, per capire un po' dove andare. È un aiuto veramente enorme. Bello. Molto bello questo. Piace un sacco. Qui non c'è assolutamente niente. Ci sono i primi mostriciattoli un po' più cattivi. Ok. E una zona sulla destra, che credo sia la strada giusta, perché se non prendiamo la caverna in testa adesso presumo... No, questi li odiavo. Voi non avete idea quanto io odiassi sti nemici in Metroid 1 per NES. Quelli volanti.
Mamma mia, se non li sopportavo. Comunque, gira di gira, zitti zitti, quatti quatti, ci siamo presi i missili. Quindi possiamo aprire ora quella porta rossa di sopra. R più B per sparare. Ok, infatti c'è anche scritto che apre la roba rossa. Qui invece ci vogliono le bombe. E qui a occhio e là vale, io eviterei. Mamma mia. Sto rischiando tantissimo lì per la lava, fidati. E che cavolo, ma non si spawna così. Bellissimo. Prima boss fight? No, aia, fai male. Ale. Ok, magari spreca meno missili. Ok. Mi sa che devo utilizzare i missili per caso per romperla. A occhio sì. Ok, proviamoci, eh. Sto per morire, ragazzi. Aia. Possiamo andarcene? Sì. Zitti tutti. Va bene così, va bene così. L'importante è che siamo vivi. Non di molto, per la verità, ma siamo vivi. Ho un missile, che è quello che mi serve per procedere. Vediamo un po' se ce ne dà un altro qui, un po' di vita. Yes, vita, ragazzi, vita. Tra l'altro, il blocco grosso, infatti, siamo ritornati a 75, quindi tanta roba. Ora addirittura 80. Grandi. Abbiamo visto uno dei primi boss. È un problema muoversi. Devo ancora rifarci l'abitudine, perché sono abituato ai Metroid successivi, che sono molto, molto migliori come movimento. Questo ha già un movimento estremamente più migliorato. Più migliorato, sì, certo. Ha un movimento molto migliorato rispetto a quello che era. Questo affare che ho addosso che è? Rispetto, dicevo, a quello che era il primo Metroid. Sta pulce rossa, che cos'è? Dove ho visto il rosso non lo so, ma questa pulce, fidatevi, c'era una pulce su di me. Maledetta. Stava smangiucchiando Samus. Non va bene smangiucchiare Samus. Guardate voi, tutti ste pulci. Per ora, vedo... Ale. Non te lo fai un tuffettino nella lava. E non te lo fai un tuffettino. Per forza, obbligatorio un tuffettino. Accidenti a me. Maledetto che non sono altro. Pensavo si potesse sprofondare lì sotto, ma invece no. Ok. Noi procediamo sulla destra. E... forse devo salire da qua, sapete? Stare attento a questi cosi. Quello è un nido di loro, evidentemente. Sapete cosa mi dà fastidio? Che loro non danno neanche un po' di armi. Niente. Ok, perfetto. Tolti di mezzo. Qui non c'è nulla. Ma davvero? Va bene. Ale, il platforming. Ok. Spacchiamo pure il controller per distruggere prima possibile anche questo nido. Fatto. Lunghi, grandi. C'è una zona. Ok, bellissimo, bellissimo. Tutto questo lo sto adorando. Oh, sembra non si entri qui sopra. Qui sotto, anzi. Questa zona si spacca. Mi dà missili? Dov'è che siamo? Ma stiamo andando nella zona giusta, eh. Stiamo andando nella zona giusta, ragazzi. È che... sapevo che tornava lui. Preso. Questa volta mi sa che la boss fight la dovrò fare. Quindi occhio, Ale. Aia, occhio, ho detto, Ale. Perfetto. Missili. Grandi. No, ora verrà giù. Preso. No, bastardissimo. Altri missili. Grazie. Ma tu sei estremamente gentile. Ora un po' meno lo sei stato. Quindi questi cosi danno missili e energia. Perfetto, tutto ciò è molto bello. Dov'è che devo andare? Niente, va bene. Un colpo o due gliel'abbiamo dato anche stavolta. Oh, prima o poi moriranno. Energy tank, grandi. Abbiamo aumentato la nostra energia. Quindi ora possiamo sopportare più danni. Bene. Lunghi di qua. Facciamoci un po' la strada mentre saltiamo. Come vedete si può ripulire abbastanza bene la strada mentre si salta. Con il log beam riusciamo a fare un sacco di cose che prima ci erano letteralmente impossibili e improponibili.
missile. No, 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 dammelo. Ok, preso, mamma mia. Allora, occhio e croce, credo di dover salire. L'ho vista la stanza di sotto, però vorrei andare prima dove mi dice la mappa. Poi magari andiamo a vedere che c'è anche la giumma. Sì, secondo me di qui ci andiamo. Parliamone. Secondo me ci andiamo di qua. Ok, ci posso passare di qui? Sì. Attenzione, ho toccato la zona giusta. Incredibile. Ma anche sì, siamo dove dovevamo essere. La bomba, sì, yes, finalmente, cavolo. Qui sotto, vedete quei quadratini che ci sono lì sotto col simbolo nel centro, con quella specie di cerchietto rosso? Significa che posso posizionarci una bomba e far saltare tutto. Grandi. Ok, perfetto. Facciamolo subito, premiamo B. Quante ne posso posizionare di fila? 4. Addirittura. Ok. Perfetto. Il buon modo per saltare da bomba. Cioè, piazzare una bomba, stare fermi e poi andare sulla destra. Benissimo. O sulla sinistra. Dipende dove volevate andare. Appena beccato un segreto, comunque. Qui. Zitti, zitti, quatti, quatti. Dove erano qui? Cioè, c'era modo sprofondare giù? Dalla mappa sembra di no. Ok, quindi vediamo un po' di andare sulla destra e non so se andare in fondo o un po' meno in fondo. Che cavolo? Che schifo! Sì, ok, ci succhiano energia sti cosi. Questi cosi maledetti ci succhiano energia, avete visto? Volevo provare a fare una cosa, ma per ora non si può fare. Ok. Bisogna stare allora attentissimi a quegli affari e non averne troppi addosso, perché uno non fa niente, molti rischi la vita praticamente. A sto punto voglio vedere un attimo che c'è qui a sinistra. Ah, c'è il salvataggio. Ma cavolo. Ma perfetto. Meglio che qui un salvataggio. Scusatemi, perfetti. Ok. Andiamo ancora un po' avanti magari. Primo video, non lo volevo fare proprio così corto. Mi piaceva arrivare almeno ad una boss fight. Io direi di scendere prima, allora, di andare a quella porta rossa per vedere un po' che c'è. Map room? Cos'è questa? Ovviamente non era presente nel primo. Wow! Boia! Ho la mappa di tutta la zona di Brinstar. Quindi, guardate, lì ci dovrebbe essere un segretuccio tra quelle due porte che ci fa scendere e molto probabilmente devo andare su per ora. Porca miseria, che figata! Ah, cavolo, ma così è tutta un'altra storia. Tutta un'altra storia così. Porca miseria, ma io sopra mica ci posso andare ancora. No. Io ho detto vado su, ma dove vado? Non ci vado su. Allora proviamo ad andare da sotto. Ok, da qui. No, troppo giù, Ale. Perfetto. Come vedete, da qui si poteva tornare indietro. Poi ho visto un paio di zone interessanti che potremmo sfruttare, magari. Ora intanto cerchiamo di tornare di qua senza subire danni eccessivi da lava e o altri problemi vari. Perfetto, benissimo così. Dovrei esserci? Questa è la stanza, esatto. Quindi qui sotto, se io ci piazzo queste... Ah! Sì, sto sparando bombe a caso perché ho visto ci sono quegli aggeggini e mi danno fastidio. Con le bombe, come vedete, si possono distruggere anche i nemici normali. Perfetto. Me lo vi ho mostrato anche questo. Aiale, stupido. Stupido me. Energia. Qui non c'è niente. Ci avrei scommesso, onestamente. Un segretuccio super segreto non lo sarei visto lì. Missile per aprire la porta. E attenzione. Cos'è?
Io devo scendere giù, quindi. L'obiettivo è di sotto, là in alto. Wow. Figata. C'è niente qui? Ah. Davvero? Niente, niente, niente? Avrei dato veramente per scontato ci fosse un segreto. Proprio per scontata, una cosa del genere l'avrei data. Ok, lasciamo pure stare quello. Poi, apriamo un po' la mappa, perché non ho idea ora di dove siamo e di che strada devo fare. In teoria devo andare su, poi tornare tutta a sinistra, porta rossa. Potremmo provare a salire prima, ma il gioco mi dice di scendere, quindi è quello che voglio fare. Voglio seguire un po' il gioco, perciò facciamolo. Non è una run 100%, non vedrete dove sono tutti gli energy tank, eccetera. È un gioco vecchio, quindi non è che vi devo stare io a far vedere le varie cose, non ha molto senso. Qui devo stare attento, Ale, a questi cosi. Benissimo. Ora, tutto a sinistra e poi scendiamo, presumo, no? Direi di sì. Ah, ma prima c'è da distruggere questi. Maledetti schifosi bastardi. Posso scendere giù? Yes, così facciamo prima. Non era questa la zona giusta. E noi procediamo, però. Ancora un pochino, ancora un pochino. Volevo arrivare lì sotto. Non so se vi ero tagliato tutto il pezzo per arrivare qui. Che non è che è successo molto, a parte io che sono rimasto incastrato in un paio di posti. Ho trovato un piccolo segreto inutile ancora, perché non lo potevo prendere. Quindi molto probabilmente ve l'ho tagliato. È questa, no, la strada? Yes. Benissimo. Da qui in avanti, quindi, c'è una zona nuova. Sempre se non arriva, questo. Una alla volta, eh. Ok. Ok. Preso due volte. Aia. Ah, peccato di poco. Missile. Dai. Preso stavolta, sai, bello. Stavolta non la racconti più. Che cos'è? Charge beam. Addirittura. Addirittura. È il fuoco caricato, ragazzi. Charge attack, jump with a full charge. Allora vi faccio vedere che cos'è, perché questa è una figata, eh. Questo è potente. Con questa cosa facciamo danno praticamente. Quindi è tanto. È tanta roba obiettivamente questo potenziamento. Allora, avevamo visto qui sopra che c'era. Esatto. Questo da rompere. Mamma mia, se ho rischiato. Ho capito perché c'era lava sotto, per fartici finire dentro. Maledetti. Metroid, ragazzi, mamma mia, che bastardi che erano i programmatori di un tempo. Fantastici. Potrebbe esserci lassù roba, ma ancora non ci posso andare. Quindi scendiamo e andiamo in una nuova zona. Questa è Mother Brain, per caso. Guardami, guardami. Guarda chi è che ti distruggerà. Ti ridurrà in mille pezzettini. Norfair. Ok, Norfair. Bene. Un po' meno bene. Come ci scendo? No, non era questo il metodo giusto. Ma siamo scesi. Si poteva fare in altro modo. L'avete visto. Le mattonelle sotto di me si rompevano. Quindi potevo scendere tranquillamente senza stare a rischiare di perdere energia. Ma sono dettagli. L'importante è essere arrivati a salvataggio. Adesso ci possiamo salutare qui. Nel prossimo episodio continueremo verso destra. Lo ripeto, non so quanto sarà lunga la serie, ma non credo poi più di tanto. Verrà forse più di una decina di episodi, ma meno, sicuramente meno di 15-20. Vediamo comunque, vediamo. Dipende un po' quanto hanno ampliato il gioco originale. Il gioco originale in sé per sé non era molto lungo. Il problema più grosso era ricordarsi la mappa, che qui però abbiamo. Quindi vediamo un po' quello che troveremo, come sarà, cosa avranno sviluppato. Io spero che questa serie vi piaccia, nel caso fatemi sapere nei commenti, mi raccomando, è importante, sono importantissimi i vostri feedback, non vi dimenticate di commentare. Un like se il video vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social, ovviamente se vi va, se vi fa piacere, così mi date una mano a crescere come canale. Noi ci vediamo alla prossima.